Subscriber, trovati nel mio canale. Finalmente, signori, siamo su FIFA 17. Sono tornato ieri, ovvero 22 ottobre, da Parigi per provare una cosa che avrete forse oggi o forse avete avuto ieri, dipende, perché è la mattina del 23 e purtroppo non sono riuscito a portarvi il pack opening il giorno stesso dell'uscita della EA Access su FIFA 17. Per cui, ragazzi, io ho il gioco completo. Come vedete dal titolo, signori, oggi sono qua per sbustare la bellezza di 101.000 FIFA Points. Mi sono ritrovato 95.000 FIFA Points da FIFA 16, perché era un po' che non c'entravo e addirittura l'ho anche cancellato già dalla mia Xbox. A parte che c'ho l'Xbox nuova, la S, che è bellissima, ragazzi. Cioè, ve la faccio vedere. Guardate che figa. Figa un tot. Anche lo smiley con... Ok, pensate che è un sapone quello, eh. E niente, ragazzi, non vedevo l'ora, davvero. Non vedevo l'ora e sono qua pronto per aprire tutti i FIFA Points disponibili. Adesso poi anche vediamo. E mi piacerebbe che questo video arrivi a 30.000 like se domani alle 14 vorreste vedere l'inizio del The Journey. Allora, so già che tutta Italia lo farà, però come vi ho sempre detto, non me ne frega un cazzo. Anche perché, forse non lo sapete, ma tutte le storie di tutti noi non saranno mai uguali, identiche. Per cui mi piacerebbe avere un bellissimo riscontro da parte vostra. Iniziamo, ragazzi, iniziamo. Questo è il primo pacchetto gratis su FIFA 17. Ovviamente non ci possono dare dei grandissimi giocatori, però teniamo tutto e non scartiamo nulla, ovviamente. Il gioco scorre anche abbastanza bene, non c'è tanta gente connessa, fortunatamente. Se fosse i Day One, ragazzi, sarebbe qualcosa di inverosimile aprire i pacchetti. Fortunatamente non c'è tanta gente, come vi ho già detto, quindi tanta roba. Dai, iniziamo a tenere le cose senza scartarle, come sono abituato da FIFA 16. È importante. Abbiamo due pacchetti leggenda in prestito, quindi avremo delle leggende da provare. Vediamo che cosa viene fuori. Oh, Costa! Grande Rui Costa. Grandissimo, non è Costa, è Costa. Grande Costa. Vediamo l'altra leggenda che ci viene fuori. Bellissima comunque la nuova animazione, eh. Oh, cavolo. Desai, ottimo. Raga, allora, Joker, quello sculato di merda, scusami se ti offendo, Bomber, ha trovato Del Piero. Oh, cazzo però. Ho trovato anche Antonio Conte. Antonio Conte. Non lo so fare. Sappiamo tutti che non si trova mai un cazzo qui, raga. No, il cazzo! Guardate che cosa ho trovato, raga. Ho trovato il mondo qua. Ottimo. Tutto al club. Perfetto. Ragazzi, cominciamo. Signori, inizia qua. Oggi, 23 ottobre, spero. Il nostro pack opening. Ce ne sono ben 100.000 da aprire. Ci sono quasi 1.000 pacchetti. Come cazzo faccio ad aprirli? Vabbè, non li apriremo tutti, raga. Non li apriremo tutti, ovviamente, perché sennò diventa veramente infinito sto video. Devo anche montarlo e caricarlo, che con 0,80 di upload non so come posso fare. Però va bene, dai, vediamo. Un altro terzino adesso per Pereira. Ottimo, grande merda. Allora, sinceramente su Ultimate Team non so che squadra farmi, raga. Cioè, se mi facessi la Juve sarebbe veramente qualcosa di pazzesco. Soprattutto la difesa, raga, perché è qualcosa di inverosimile la difesa della Juve quest'anno. Per non parlare poi neanche dell'attacco. Io sto parlando anche di FIFA. Beh, che anche nella vita reale, ragazzi, la Juve è una gran squadra, non possiamo dire niente. Però soprattutto su FIFA, raga, è pazzesco. Tra l'altro quest'anno, raga, ci sono un sacco di cose da fare su FIFA. Ce ne sono veramente tantissime. Chi è questo? Beh, dai, Inks, raga, non è malissimo, eh. Guardate che velocità che ha. Spero che sia buggato. Un po' come le Benteke di 2 anni fa. Vai, Ames, portami fortuna, ti prego, ti scongiuro. No, niente, una merda. Duncan del Sassuolo, beh. Io sinceramente, raga, spero che quest'anno mi vada molto meglio rispetto all'anno scorso, FIFA. Perché l'anno scorso non è che sia andata veramente tanto bene, eh. Anzi, tutt'altro, è andata veramente una merda l'anno scorso. E non è che stiamo iniziando benissimo adesso, eh. Oh, Morata! Ottimo, dai! Ottimo, raga, ricordatevi sempre i guerrieri, che è sempre comunque un'ottima alternativa a una serie forte. Bene, andiamo avanti, abbiamo ancora 99.975 FIFA points. Kurzawa, not bad. Ancora non riesco bene a inquadrare che tipo di rosa posso fare, però siamo ancora all'inizio, raga, cioè figuratevi. Aggiornamento, sta andando veramente malissimo. Io non voglio incominciare già subito così ad incazzarmi, però. E che cazzo, va bene che sono 2000 FIFA points, quindi non è che ne abbia aperti tantissimi per quanto riguarda quanti ne ho io in tutto. Cazzo, qua mi stavo un attimo... Ah beh, Astori, dai, possiamo tenercelo. Però ancora non ho trovato nessun top player. Vabbè. Walcott. Però bene, bene, ma c'è ancora 93 di velocità, sì. Ottimo. Berardi.
Grande Berardi, ti posso già mettere in rosa volendo, che sei uno dei più forti adesso. Perché voglio farmi la Serie A, raga. Come ogni anno voglio iniziare con una Serie A classica, senza starmi a sbattere, a cercare i top player, così. Voglio provare a farmi la Serie A. Vediamo qua cosa viene fuori. Niente, un ganese. Bene. Beh, comunque in Serie A Don Sa. Ottimo. Oh, Callejon, grande. Va bene. Raga, pensate, adesso sto esultando per un Callejon. Cioè, però vorrei un pellino un po' più forte, insomma. Vabbè che siamo all'inizio gioco, non è che possa pretendere tantissimo, eh. Ecco, però, se Joker ha già trovato una leggenda, evidentemente i giocatori ci sono. Vabbè che stiamo parlando di Joker, ragazzi, che c'ha un culo che va da qua a ca... Oh, Diego Costa! Però, secondo me è dall'85 in su che viene l'animazione. Però abbiamo trovato... anche Bastos, che non è affatto male, raga, per la nostra ipotetica rosa italiana. Buono, dai. Oh, finalmente un buon giocatore. È il più forte che ho avuto finora, eh. Rooney! Raga, scusate, ho saltato l'animazione perché mi sono fatto prendere dalla mano. Però, ragazzi, abbiamo già trovato Rooney, eh. Volendo, ci sarebbe anche una Barclays lì sotto sotto che aspetta. Perché comunque Rooney non è male, raga. Non è male. Dai. Dai, raga, che incominciano ad uscire belle cose. Dai, cazzo, porco... Chi è questo? Herrera. Raga, un altro del Manchester. Occio, eh. Un altro ancora del Manchester. Rashford, che è anche, anche bello veloce. Raga, qua per adesso siamo un po' di più sulla Barclays, eh. Vediamo che squadra riusciamo a caravarsi fuori. Williams, un altro della Barclays. Quindi Premier League. De Sciglio lo teniamo, dai. Poi teniamo questi, ovviamente, che ci fanno aumentare la percentuale e il modificatore di ruolo. Il resto lo scartiamo. Raga, sto costruendo piano piano una bella rosa inglese. Adesso magari andiamo già a fare la prima, il primo setup, anche se è un po' troppo presto, secondo me. Perché, raga, sono abituato ad aprire pacchetti un po' più grossi e vedere che sono ancora a 93.000, cioè, mi fa star male, soprattutto per il video. Ho detto, oddio, quanto durerà sto video. Insigne! Insigne, è ancora Moro qua, Insigne. Io adesso voglio sapere però perché Messi l'avete fatto già biondo e Insigne no. Mertens, il pacchetto dopo. Però, grande bomberissimo Mertens, signori. Raga, mi viene fuori roba della Barclays. È inutile, è inutile. Adesso vi faccio vedere, adesso costruiamo una bella rosa. Vi faccio vedere che cosa mi è venuto fuori. Guardate un po', raga, ci mancano tre titolari, eh. Non è che stiamo andando malissimo, anche con questa la difesa è fortissima, raga. 84, 82, 83, poi manca un terzino destro. Secondo me possiamo già acquistarlo volendo. Sì, ok, ho capito. C'è Valencia, terzino destro. Ma anche Klein. Madonna, 12.000, vabbè, raga, che adesso costano tutti tantissimo, non è il caso di andarle a comprare. Madonna, Bellerin, 95. Di velocità? Vabbè, signore, dai, andiamo, continuiamo con i pacchetti. Andiamo a vedere come va. Ho chiamata Fish and Chips la squadra. La squadra di, della Barclays. Vediamo la squadra della settimana, chi c'è. Allora, abbiamo Milik, Cardi, Cavani, Lemar. Poi abbiamo Castro. Abbiamo De Bruyne. Mamma mia, se ci farebbe comodo De Bruyne. Filipe Luis. In porta, che madonna, Donnarumma. Grande bomberissimo. Dai, Wayu, portami un po' di culo, per favore. Dai. Dai, niente, no, basta, Gabbo, basta, stacca. C'è la canzone di Rocco Hunt sotto, raga. Oh, Schweinsteiger, che non è più forte come una volta, però comunque abbiamo un giocatore, un altro della Barclays da piazzare in rosa, inviare la rosa attiva e lo mettiamo subitissimo qua. Perfetto. Raga, non ho ancora trovato, non ho ancora avuto l'onore di vedere l'animazione di, del giocatore che esce con i fuochi d'artificio. Ancora non ho avuto questo grandissimo onore. Ma vabbè. No, no, raga, non sto trovando un cazzo, eh. Che palle. Non sto proprio trovando niente. Vabbè che siamo comunque a inizio gioco, quindi ci sta. Ok. La cosa positiva è che sto facendo un mucchio di crediti. Quindi comunque posso benissimo acquistare qualcuno di importante in modo tale da iniziare a fare la nostra bella Road to Division 1. Non è che mi aspettavo chissà che, però raga, qua mi sto veramente rompendo un po' il cazzo, eh. Mi ho aperto quasi 20.000 FIFA points. Il massimo che ho trovato è stato Diego Costa, forte. Mi sto un po' rompendo i coglioni, nel senso, cioè, sono 40 minuti che registro aperto
12.000, no, un po' di più, non mi ricordo quanti ne avevo. Cioè, a riscattarli tutti ci metto veramente tanto, quindi magari questa sarà la prima parte di una lunga serie di video. Infatti ho anche sbagliato adesso a scartare una cosa, vabbè. Sarà la prima parte di una lunga serie di video che farò nella prima settimana di FIFA, sperando di riuscire a comunque a trovare qualcosina di un po' più interessante, ecco, sì. Facciamo così, raga, arriviamo a 80.000 FIFA points, è la prima parte dei 100.000, e poi aspettiamo magari che mettano dei pacchetti un po' più fighi, magari quando uscirà il gioco ufficiale, perché qua, ragazzi, veramente, cioè, zero, eh. Io ho la fortuna, ragazzi, che comunque Electronic Arts ci collaboro, quindi me li passano un po' di FIFA points, però se posso darvi un consiglio, aspettate un secondino ad aprire i pacchetti, cioè non troverete chissà cosa, però comunque se volete, ovviamente se volete iniziare con una spinta in più, quindi dei pacchetti un po' più, dei giocatori un po' più fighi, ovviamente sì, ve lo consiglio, però occhio, perché non siamo, non ci sono i Tots, i Toti, gli If della Madonna, cioè andate con cautela, ecco. Andanovic, buono, 87, perché non mi ha fatto l'animazione? È forte Andanovic. Forse era il primo giocatore, è il giocatore più forte, con l'overall più forte che ho trovato fino adesso. Abbiamo altri 5.000 FIFA points. Ancora nessuna novità, nessun top player. Se no ve l'avrei messo, raga, cioè non faccio la merda. Dai, forza Di Maria, per favore, dai, ma che cos'è sta merda? Basta, mi sto incazzando però, Mi sto incazzando, ve lo giuro. Ho cercato di mantenere la calma fino adesso, raga, però non è possibile, dai, non è possibile. Raga, ve lo giuro, mi sta venendo una voglia di spaccare tutto. Tutto, tutto, raga, dopo 50 minuti di access, voglio spaccare già tutto. Torre, sei tankar al mand? C'è ancora al mondo, Bomber? Dai, Ames! Dai, Ames, porco te! Ma vaffanculo! Ma cos'è? Trash! Sta buono, eh! Sta buono! Sta buono! Sta buono! Raga, ma che cazzo di culo ha Joker? In 8.000 FIFA points trovare una leggenda! Ma che culo devi avere? Ma che culo devi avere, zio? Ogni anno è sempre la stessa storia, guarda i suoi video e dico wow, li trovo anch'io, no, niente. Non è così che funziona. Questa è bella sta video. Bella. Condividi se sei indignato. Oh! Finalmente! Oh! Oh! E che cazzo, finalmente! Che cosa ho dovuto aspettare? Finalmente ho trovato qualcuno di forte! Ho trovato Dread! Finalmente, Cristo! Tra l'altro anche uno della Barclays, quindi sono tantissimo commosso, raga, tantissimo! Grazie, signore! Grazie! Il problema è che sta roba mi carica ancora di più. Mi carica, però non troverò ancora più un cazzo di niente. Ragazzi, abbiamo gli ultimi pacchetti. Poi è finita. È finita la balla. È finita. Ti fanno ancora più soffrire quest'anno. Ti fanno ancora più soffrire perché tu passi quei 3 secondi quando apri il pacchetto, che in realtà, cioè, sono infinità per sperare che sia uno di buono. Invece no, viene fuori lo stemma della nazionalità e non vengono fuori fuochi d'artificio, come in questo caso. Basta! Avevo detto fino all'80.000, raga, però è inutile. Cioè io ci spero sempre fino alla fine di trovarne uno buono, però mi sa che è finita qua. Casemiro, finalmente ti hanno fatto oro raro, zio. Allora, adesso intanto apro gli ultimi due proprio perché intanto uno c'è Xur e due vorrei fare una partita, insomma. L'ultimo pacchetto, ragazzi, vediamo che cosa ci offre. Niente. Niente. Niente di rarissimo. Va bene, raga, va bene. Praticamente i primi 30.000 FIFA points li abbiamo aperti. Non c'è andata malissimo, ma neanche benissimo, insomma. Poteva andare meglio, ok, poteva andare meglio. Andiamo a vedere la nostra rosa. Fish and Chips, nome tutto un dire. Ok, ragazzi, questa è la nostra rosa iniziale, Fish and Chips. Ragazzi, ci vediamo in questi giorni, ovviamente, con FIFA 17. Fatemi vedere con un bel like se domani vorreste vedere il viaggio iniziale. E consigliatemi qua sotto nei commenti che squadra prendere, in modo tale che io leggo i commenti e poi registrerò la squadra più votata. Qui da Gabriel Squadra è tutto, lasciate un mi piace, un commento, iscrivetevi e passate su Instagram, JustGab, e su Snapchat, Gabriel Tettino Basso Gaiba. Bella raga!